Ciao a tutti e benvenuti su Fili di Perle. In basso troverete il link al sito filidiperle.it dove è possibile acquistare tutti i materiali che utilizzo nei miei tutorial. Oggi vi spiego come realizzare queste grucce rivestite con del filato fiocco e le grucce sono quelle di H&M per bambini, in pratica quelle lì che trovate insieme ai body o ai pigiamini, ve le danno insieme a questi capi. Potete realizzare con questa tecnica anche delle grucce di forma diversa utilizzando un filato diverso. Tuttavia dovete stare lì a calcolare aumenti e diminuzioni perché purtroppo ce ne sono molte, in quanto come vedete la forma è proprio perfetta per la gruccia. Se non volete fare aumenti e diminuzioni o avete grucce diverse, io ho realizzato anche questa. In pratica questo è soltanto un rettangolo fatto a maglia alta e ho cucito poi insieme con la tecnica che vi mostro nel video e l'effetto finale è carino lo stesso, non è preciso come questa, però a me piace molto anche quest'altro effetto ed è sicuramente molto più veloce da realizzare. Riguardo la decorazione, io qui ho inserito un cuoricino in legno, qui un gessetto con l'iniziale di mio figlio e qui addirittura questa stellina era una decorazione di un sacchetto portaconfetti che io ho staccato e ho dipinto la lettera M e dei puntini sulla stellina più piccola. Potete veramente utilizzare qualunque cosa, dei bottoni o addirittura se sono femminucce, dei fiocchetti, fiorellini. L'effetto finale è sempre bellissimo, secondo me. Se l'idea vi piace, continuate a seguire il video. Comincio facendo il classico cappietto e avvio 10 catenelle. Se utilizzate un filato diverso o una gruccia di forma diversa, vi consiglio di cominciare sempre con un numero pari di catenelle, in modo da avere un numero pari di maglie e questo ci servirà nel momento in cui andremo a fissare la lavorazione alla gruccia. Ne ho fatte già 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faccio 2 catenelle aggiuntive e vado a fare la prima maglia alta nella quarta catenella, partendo dall'uncinetto. In questo modo le mie catenelle aggiuntive andranno a sostituire la prima maglia alta. Proseguo facendo una maglia alta in ognuna delle catenelle sottostanti. E quindi al primo giro mi ritroverò 10 maglie alte. Adesso faccio 3 catenelle, mi giro e faccio la maglia alta nella seconda catenella, quindi le 3 catenelle che ho fatto vanno a sostituire la prima maglia alta. Proseguo così con tutto il giro numero 2 e faccio la stessa cosa anche per il giro numero 3 e numero 4. Quindi le prime 4 righe della nostra lavorazione conterranno ciascuna 10 maglie alte. Ho finito anche la quarta riga e adesso per la quinta devo fare due diminuzioni, una all'inizio e una alla fine. Quindi anziché fare 3 catenelle ne faccio solo 2, giro il lavoro, comincio a fare una maglia alta nella prima catenella che trovo. E al momento di chiudere la maglia alta, tiro fuori il filo anche dalle catenelle che praticamente sostituiscono la prima maglia alta. Proseguo facendo altre maglie alte fino alla penultima maglia alta del giro sottostante.
Arrivata alla penultima maglia alta, prendo il filo, entro nella catenella sottostante, comincio a fare la maglia alta ma non la chiudo, riprendo il filo, entro nella terza catenella del giro precedente e faccio una maglia alta e al momento della chiusura li chiudo insieme. 3 catenelle e al giro numero 6 dovrei trovarmi con 8 maglie alte. Le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 catenelle, mi giro, le 3 catenelle sostituiscono sempre la prima maglia alta, quindi comincio a fare maglie alte nelle catenelle successive. Questo è il giro numero 7 e devo fare la stessa cosa anche per i giri numero 8, 9 e 10. Quindi il giro 6, 7, 8, 9 e 10 conterrà ciascuno 8 maglie alte. Ho fatto 10 righe, adesso per la riga numero 11 devo fare 2 aumenti, uno all'inizio e uno alla fine. Quindi faccio le mie solite 3 catenelle e questa volta la prima maglia alta vado a farla nella stessa catenella da cui escono le 3 catenelle in pratica, quindi devo fare 2 maglie alte che all'interno della stessa maglia di base. Le 3 catenelle sono già la prima maglia alta e io ne faccio un'altra nella stessa catenella. Faccio maglie alte lungo tutta la riga e alla fine, quando vado a fare l'ultima maglia alta, ne faccio una aggiuntiva sempre nella stessa maglia di base. Vedete, ho fatto una maglia alta nell'ultima maglia di base e adesso ne faccio un'altra nella stessa base. Per la riga numero 12 faccio la stessa cosa, quindi anche nella riga numero 12 devo fare 2 aumenti, per cui 3 catenelle, maglia alta nella stessa catenella di base, vado a fare tutte maglie alte e nell'ultima maglia di base vado a fare 2 maglie alte all'interno della stessa catenella. Adesso, se abbiamo fatto i giusti aumenti, nella riga numero 13 dovremo trovarci 12 maglie alte. 3 catenelle che vanno a sostituire la prima maglia alta. Non faccio aumenti, quindi vado direttamente nella catenella successiva. Sono 2, 3,
5, 6, 7, 9, 10. Undici, e 12. Questo era il giro numero 13. Adesso per il giro numero 14 dobbiamo fare due aumenti, per cui 3 catenelle, giro il lavoro, prima maglia alta nella stessa catenella di base e vado a fare tutte maglie alte fino alla fine della riga. Nell'ultima maglia alta mi devo ricordare di fare il secondo aumento, per cui andrò a fare una maglia alta aggiuntiva nella stessa maglia alta di base. Cominciamo la riga numero 15 con le solite 3 catenelle e dovremo avere in totale 14 maglie alte, quindi non faccio né aumenti né diminuzioni. La riga numero 15 in realtà è la riga centrale della nostra lavorazione, quindi abbiate l'accortezza di controllare che il numero di maglie sia pari, perché questo ci servirà dopo quando andremo a fissare la lavorazione alla gruccia. Magari per agevolarvi nel conteggio delle righe potete inserire anche un marcapunto all'inizio o alla fine della riga numero 15. Quindi dicevo 14 maglie alte, ne abbiamo 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Adesso dobbiamo lavorare in maniera speculare dall'altra parte. Quindi, siccome per la riga 14 avevamo fatto due aumenti, adesso nella riga 16 dobbiamo fare due diminuzioni. Per cui faccio solo 2 catenelle, comincio la maglia alta nella maglia alta successiva e al momento di chiuderla li chiudo insieme. Continuo facendo tutte maglie alte. E la seconda diminuzione la vado a fare nelle ultime due maglie alte del giro sottostante. Allora, al giro 17 mi sono ritrovata con 12 maglie alte, al giro 18 ho fatto due diminuzioni, giro 19 altre due diminuzioni, giro 20, 21, 22 e 23 mi sono ritrovata con 8 maglie alte, anche il giro 24, chiedo scusa, quindi 20, 21, 22, 23, 24. Giro 25 ho fatto due aumenti, giro 26, 27, 28 e 29 mi sono ritrovata con 10 maglie alte, quindi la lavorazione è perfettamente simmetrica. Adesso, senza tagliare il filo, vado a fare due maglie basse per ciascuna riga di maglia alta e arrivo da quest'altra parte. Qui posso tagliare il filo e vado a fare un giro di maglie basse, quindi sempre due per ogni riga di maglia alta, anche dall'altro lato. In questo modo creerò i due bordini che mi serviranno per la cucitura.
Allora, al giro 17 mi sono ritrovata con 12 maglie alte, al giro 18 ho fatto 2 diminuzioni, giro 19 altre 2 diminuzioni, giro 20, 21, 22 e 23 mi sono ritrovata con 8 maglie alte, anche il giro 24, chiedo scusa, quindi 20, 21, 22, 23, 24, giro 25 ho fatto 2 aumenti. Giro 26, 27, 28 e 29 mi sono ritrovata con 10 maglie alte, quindi la lavorazione è perfettamente simmetrica. Adesso, senza tagliare il filo, vado a fare 2 maglie basse per ciascuna riga di maglia alta e arrivo da quest'altra parte. Qui posso tagliare il filo e vado a fare un giro di maglie basse, quindi sempre 2 per ogni riga di maglia alta, anche dall'altro lato. In questo modo creerò i 2 bordini che mi serviranno per la cucitura. Allora, ho fatto il bordino, ho bloccato il filo e l'ho lasciato lungo, sarà più o meno un metro e mezzo, perché mi servirà per la cucitura. Adesso prendo la mia gruccia e aiutandomi con una tronchesina vado a spezzare queste 2 alette che in realtà non mi servono. Si spezzano facilmente anche con le mani, la tronchesina mi servirà per le punte. Allora, come dicevo, la riga numero 15 è la metà, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Questa è la metà ed era formata da 14 maglie alte, quindi a 7, ecco qua, questa è la metà precisa del nostro lavoro. E io infilo all'interno del foro la gruccia. Adesso devo andare a cucire, sfruttando il filo che mi è avanzato, devo cucire insieme le 2 estremità, sia di lato che sotto. Parto proprio da sotto, allineo le catenelle e, chiedo scusa, in realtà nel mio ultimo video, quello della canotta traforata all'uncinetto, vi faccio vedere bene come fare a cucire. Dunque, molto semplicemente io passo con il filo sotto le catenelle da un lato e dall'altro. Dopo aver cucito insieme il fondo e i laterali, ho incollato la decorazione con un po' di colla a caldo. Il tempo di realizzazione per una singola gruccia è di 1 ora, 1 ora e mezza circa, a seconda della velocità con cui lavorate. Io spero che l'idea vi sia piaciuta e vi aspetto presto con un nuovo tutorial. Ciao!